la Formula 2000 Lite, categoria gestita dal siciliano Eros Di Prima, ha visto le proprie monoposto in pista a Misano, in concomitanza con il weekend organizzato dal gruppo Peroni. È andato così in scena il quarto appuntamento della stagione. Ancora una volta, i driver marchiati Formula 2000 Lite ci hanno fatto assistere a gare molto entusiasmanti. Da segnalare che in questo appuntamento romagnolo la Formula Monza è stata inserita all'interno delle gare della Formula 2000 Lite, in un weekend che, come detto, è stato organizzato e gestito dal gruppo Peroni Race. Anche i piloti della Formula Monza, a bordo delle vetture Mirage, ci hanno fatto assistere a delle bellissime sfide. Amici di Orrace TV, il nostro consiglio è quello di allacciare forte le cinture e rimanere con noi. Si parte, go! Pole position di Paolo Viero nella prima sessione di qualifiche disputata dalla Formula 2000 Lite a Misano. Il portacolori della Lion Race con la Dallara Formula 3 ha staccato il miglior tempo in 1 minuto 38 secondi e 658 millesimi, precedendo di 2 decimi la Tatus di Formula Abarth di Antonio Spavone. Il napoletano, che aveva saltato la trasferta della GP3 ad Hockenheim per andare a Curitiba con l'AutoGP, non ha trovato all'ultimo le condizioni necessarie per partire alla Volta del Brasile ed è sceso così in campo sull'impianto romagnolo con la Tomcat di Carlo Dell'Orto. Seconda fila e terza piazza per Marco Zanasi. Quarta posizione per l'aggressivo suo compagno di team Yoshiki Omura. Quinta piazza per il veloce siciliano Simone Arena, a bordo della sua Dallara Formula 3 motorizzata Opel e gestita dal team Phoenix. Sesta piazza e primo assoluto tra le Mirage per Eric Johansson. Lo svedese ha preceduto Massimiliano Clerici, Sebastian Gonzalez e Andrea Sorbello. Al via della prima corsa, dalla prima fila, Spavone brucia il pullman Viero e si porta così al comando della competizione. Il piemontese della Lion Race non ci sta alla beffa e si incolla agli scarichi del driver della Tomcat, sfruttando la maggiore potenza della sua Dallara negli allunghi del tracciato romagnolo. Spavone è molto abile a chiudere e controllare il rivale fino a metà corsa, costringendolo poi all'errore. Arrivato lungo, Viero perde il contatto con il leader e deve accontentarsi del secondo gradino del podio. Terzo classificato, Marco Zanasi, che, raggiunto un vantaggio incolmabile da parte degli inseguitori, controlla la gara in ottica campionato e consolida così la leadership della classifica assoluta. Quarta piazza per il nipponico di casa Tomcat, Yoshiki Omura. Quinta posizione per il bravo Simone Arena. Poi Eric Johansson, che vince la classifica riservata alle Mirage. Settima posizione per Massimiliano Clerici, poi Sebastian Gonzalez e Andrea Sorbello. Antonio Spavone, Formula 2000 Lite, cosa ci fai qui? Oggi c'era l'AutoGP e la GP3, invece hai scelto il monomarca di Eros Di Prima. Sì, ho deciso di, siccome non ci sono state congruenze per fare sia l'AutoGP che la GP3, abbiamo deciso di fare questa gara per tenerci allenati. E niente, abbiamo preso un po' di soddisfazioni, un po' di coppe e siamo contenti. Paolino Viero, dopo la bellissima vittoria di Franciacorta, dove aveva messo dietro il suo amico Piero Longhi, oggi qui hai vinto nella tua categoria, ma secondo sotto la bandiera a scacchi a poco dal primo. Ci ho provato in tutti i modi, sono partito un po' peggio di... Come si chiama? Di Franciacorta. No, di Franciacorta. Ah, di Antonio Spavone. Antonio Spavone, da secondo ci ho provato, poi alla fine mi sono girato alla S e basta, è finita la gara. Ed eccoci in compagnia del nostro volto ormai conosciuto Yoshiki Omura del team Tomcat Racing, che aveva fatto il quarto tempo dopo le crono, è arrivato quarto sotto la bandiera a scacchi e terzo di categoria top. The race went quite well. You know, it's the first time I've driven in Misano, so for me it's a new circuit. On Friday we only had 50 minutes for free practice, so it wasn't very much, so I'm still getting confident with the track and the correct lines. But I think it was good that we made fourth position in the qualifying and were able to keep the fourth position in the race as well, especially because we had also Formula 3 behind us, which is much faster. Now with the second race, we look forward to hopefully again a good position. We're starting from fourth place again.
But I think the most important was the points that we made, and now we take a second position in the championship after this race, so this is fantastic. Presente oggi all'interno del palinsesto Formula 2000 Light anche la Mirage, questa nuovissima formula monomarca dove la gara è stata vinta da un ottimo Johansson. What about this race, Eric? Yes, it started. I had a very good start. I took one of the F3 cars. Had a good reaction, and then of course they left and lapped me once, but I had a good race and I was quick. I pushed the times and I lapped one of the other Mirage cars at the small prestige. Ed eccoci in compagnia di Eros di prima, patron della Formula 2000 Light. Siamo in procinto di assistere a gara 2. Un bilancio di questo weekend di Misano. Tra l'altro si doveva andare a Magione, ma l'ultimo si è venuti qua. Sì, una battuta sarebbe, non possiamo permetterci una pista come Magione, e allora abbiamo optato per venire a Misano nel questo contesto del weekend organizzato da Sergio Peroni. Molto bello, ci siamo trovati molto bene. Il bilancio in termini di numeri è sempre piuttosto triste. In realtà la nota positiva è quella del finalmente abbiamo costituito questa classe 1600 Light con l'avvento di quattro vetture Mirage. Perciò diciamo un aspetto positivo c'è, che comunque per quanto pochi riusciamo sempre a portare qualcosa di nuovo. Pensiamo di fare a Monza il resumé e averli tutti finalmente in pista tutti insieme. In gara 2 Antonio Spavone dalla pole si invola alla vittoria. Viero alle sue spalle va in testa coda nel corso della quinta tornata e per l'errore deve rinunciare alla lotta. Zanasi invece sconta un drive-thru per partenza anticipata, lasciando così la posizione al compagno Mura. Il giapponese, secondo in campionato, commette un errore, si gira e consegna così il terzo gradino del podio a Simone Arena su Dallara motorizzata Opel. Il driver siciliano è stato autore di una grandissima rimonta. Nella categoria 1600 Light è il figlio d'arte Eric Johansson su Mirage ad avere la meglio, dimostrando un passo decisamente superiore ai suoi diretti avversari. Quindi i giovani Eric Johansson e Andrea Sorbello si sono distinti nel primo weekend esterno del campionato Formula Monza 2012. Lo svedese Johansson ha dominato gara 1 e gara 2, mentre Andrea Sorbello si è distinto per una vincente rimonta piazzandosi secondo in gara 2, dopo una partenza dalle ultime posizioni. A premiare i giovani piloti sul podio è intervenuto in gara 1 l'ingegner Fortunato De Luca, presidente dell'Europa Acciai, uno dei principali sponsor tecnici della Mirage Motor Company. Gara 2, ma le cose nella Formula 2000 Light non cambiano. Partivi dalla pole position e hai vinto anche la gara. Sì, diciamo che non è stata nei primi giri facile perché ho sbagliato un po' la partenza, ho patinato troppo e il secondo pilota col Formula 3 mi stava dietro. E poi l'ho chiuso un po' e poi lui ha perso la macchina e si è girato e ho preso il distacco e poi da lì diciamo, è stata facile la gara. È appena terminata gara 2, ha vinto ancora Eric Johansson, Marco Pistillo titolare. Sì, in effetti oggi è stato un esordio della Formula Monza al di fuori del suo territorio nativo e diciamo siamo molto soddisfatti per l'affidabilità che la vettura ha diciamo, dimostrato con queste due gare di 28 e 18 minuti. La prossima gara per la Formula Mirage sarà in quel di Monza a fine settembre, quindi per chiunque volesse prendere parte a questa categoria, tra l'altro sicuramente è rivolta più ai giovani kartisti, può contattare direttamente Marco Pistillo e prendere tutte le informazioni. Sì, diciamo che il prossimo appuntamento di Monza è sicuramente molto importante perché si farà in casa e subito dopo diciamo, il Gran Premio di Formula 1. Quindi per noi è un traguardo importante quello di scavalcare diciamo, l'estate e proporci a settembre con un numero di vetture superiore e con dei giovani promesse ancora più interessanti. La 2000 Light riprenderà dopo la pausa estiva l'ultimo weekend di settembre sul tracciato di Monza.